noi abbiamo, per quel che potevamo fare, cercato di mandare avanti un discorso di aggiornamento continuo. Abbiamo invitato diverse volte rappresentanti dei, appunto, dei servizi, del volontariato, eccetera, per sapere un po' come fosse la situazione dalle parti di Amatrice, Accumoli, e anche non scordiamoci tutto quello che è successo in Umbria e nelle Marche. Oggi con noi c'è un'associazione che sta veramente facendo molto per questi territori, per queste popolazioni. L'associazione si chiama Braccio Planetario e qui con noi c'è Stefano Schutzmann e Federica Tommassetti, i presidenti. Buonasera, ben trovati. Buonasera. Buonasera. Allora, perché stanno facendo molto? Perché hanno organizzato un gruppo di acquisto solidale. Che cosa significa? Sì, praticamente l'associazione Abbraccio Planetario è stata coinvolta in un progetto più ampio che si chiama Progetto Rimpresa, che appunto dal nome piuttosto evocativo appunta a far riprendere le imprese, le aziende nelle zone colpite dal terremoto. In particolare, una delle azioni di questo progetto, che è un progetto che è stato finanziato da, tra l'altro, dall'AMU, Azione Mondo Unito, ONLUS, un'azione di questo progetto prevede appunto la creazione di alcuni gruppi di acquisto solidale, in realtà 4 gruppi di acquisto solidale, che hanno lo scopo di permettere ad alcune selezionate piccole aziende delle zone che, appunto, di cui tu facevi riferimento, quindi del Lazio, della provincia di Rieti, Accumuli, Amatrice, della zona del Fermano e della provincia di Ascoli e ovviamente della provincia, della zona, diciamo, di Norcia, quindi della Valnerina, di appunto permettere a queste aziende di raggiungere una clientela che altrimenti non raggiungerebbero, in particolare una clientela nella zona del bacino di Roma e dei Castelli Romani. Benissimo, infatti queste 4 sedi, questi 4 punti di raccolta, possiamo definirli così, sono 2 a Roma, no, 3 a Roma e 1 ai Castelli. No, dicevi bene, 2 a Roma e 1 ai due a Roma e 1 ai Castelli e 1 ad Ascoli Piceno. Ah, uno, sì. Ecco, perché erano 4, erano ce 4. Ne mancava uno, e uno direttamente, sì, ad Ascoli, perché... Sì. Ovviamente, come avete sentito, sapete, molte attività che si svolgevano in queste zone erano di comunque legate alla pastorizia, al cibo, all'allevamento, alla produzione sì, di materie prime di grandissima cereali, qualità, legumi, no? Esatto. Quindi molte di queste aziende, molti di questi produttori, inevitabilmente, volente o nolente, hanno perso quella che era la loro clientela, quello, sì, che era il loro giro di affari. In molti casi hanno perso proprio l'elemento essenziale, cioè gli animali stessi. In altri casi è accaduto anche questo, perché io poi, mm-hmm, sono passato da quelle parti, insomma, a vedere. Ci sono in realtà delle piccole frazioni, delle cittadine, dove esistono, non so, ristoranti, produttori, che non hanno avuto molti danni, anzi quasi nessuno, però hanno deciso lo stesso di chiudere per paura. E questo, certo, insomma, è significativo, no? Comunque di, certo, chiudere, inteso come di mettere in stand by l'attività. Quindi questo è comunque un'ottima occasione, primo per fare solidarietà e poi per rilanciare un po' quella che è un settore importante dell'economia di quelle zone. Ho detto bene, non so, correggimi. No, Federica. esattamente così. L'idea è di sostenerli nel momento della ripresa, affinché possano poi arrivare a camminare in maniera autonoma e a proseguire in maniera autonoma. In questo momento l'utenza in quelle zone non c'è e noi l'abbiamo spostata. È certo. Oh, benissimo. Allora, come funziona ovviamente l'acquisto di queste merci? Sostanzialmente il progetto ha riguardato innanzitutto una prima parte molto importante portata avanti da Antonella Albanese, che è la referente di Abbraccio Planetario per questo progetto, in cui si sono andati a selezionare le aziende e si è andati a intercettare i bisogni, sì, di queste aziende. Una volta che queste aziende sono state selezionate, e quindi poi anche i loro prodotti, parliamo di circa una quindicina di piccole aziende, la maggior parte a conduzione familiare, diciamo, quindi piccole aziende o micro aziende. È stato praticamente allestito un portale web su cui sono stati caricati i prodotti di queste aziende, divisi per categoria merceologica o per tipologia di azienda.
chi appunto chiunque volesse aderire può iscriversi a uno dei gruppi di acquisto ed effettuare l'ordine dei prodotti attraverso il portale. Dopodiché, diciamo, ogni 15 giorni, quindi su base quindicinale, avvengono le consegne nei quattro punti appunto di raccolta di cui dicevamo prima. Che possiamo trovare sul sito? Sì, certamente. Sì. Benissimo. Quindi con gli indirizzi, uno in particolare, questo sui Castelli Romani, è presso la sede dell'associazione Abbraccio Planetario a Rocca di Papa. Sì. E, sostanzialmente, quindi ogni 15 giorni poi ci si può recare a ritirare i prodotti e si paga contestualmente al ritiro, quindi non si paga nel momento in cui Bene. Si fa l'ordine sul portale, ma quando si ritira. Chiarissimo, quindi riassumo brevemente: voi andate sul portale, selezionate il prodotto che volete, vi recate agli indirizzi che troverete, quello più vicino, quello che vi fa più comodo, ogni 15 giorni, arrivate là, ritirate la merce e pagate seduta stante, insomma, lì sul posto. Corretto. Benissimo. Se posso aggiungere, l'associazione Abbraccio Planetario non trattiene nulla per sé, è tutto basato su un'azione volontaria e quindi tutto quello che entra va direttamente alle aziende. Molto bene, molto bene. Ovviamente parliamo soltanto, questo lo faccio giusto per scrupolo così di cronaca, di alimenti. Sì, sostanzialmente i prodotti sono in ambito essenzialmente alimentare, c'è Bene. Qualcosina anche di cosmetico, ma Okay. tipo saponi, sì. anche prodotti di questo tipo qui, ma essenzialmente sono prodotti della terra e prodotti alimentari sia di norcineria ma anche Certo. di legumi, marmellate, farine cereali. Sì, diciamo. Certamente, sì. Chiarissimo. E allora? Abbraccio prodotti di eccellenza. E beh, ma da quelle parti, insomma, su questo ne siamo sicuri, anche sì. perché ci raccontava prima Stefano appunto che sono stati selezionati i produttori sì. e le aziende. Esattamente, si tratta, scusa, anche di un'occasione, oltre che di aiutare le aziende sicuramente in difficoltà, anche per il consumatore si tratta di un'occasione anche di riscoprire eccellenze del territorio del centro Italia che molto spesso sono sottovalutate o anche poco conosciute. Esatto. E allora, Abbraccio Planetario, c'è una pagina Facebook, la trovate così semplicemente scrivendo Abbraccio Planetario, il sito www.abbraccioplanetario.it e soprattutto www.bf, per chi ci ascolta da casa, bf-foundation.it / progetto-rimpresa, che era quello, la parola Corretto. Dalla quale siamo partiti. Ovviamente troverete, immagino che da Abbraccio Planetario si passi, no? A questo, cioè cercando Abbraccio Planetario sì. si passi direttamente a questo altro indirizzo e comunque sì. potete poi andare a rivedere l'intervista e prendervi i contatti, condividerli direttamente dal sito, dalla pagina Facebook di Radio Banait Roma, cercando appunto Abbraccio Planetario. Bene, abbiamo detto tutto. Federica, Stefano, vi ringrazio, grazie. E allora mi raccomando, quindi condividete, lo ripeto ancora, www.abbraccioplanetario.it. Grazie ancora. Grazie a te, grazie a voi. Grazie.